guys, Renner here. Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale. Siamo tornati finalmente su Infamous e ci muoviamo per andare a fare la quest che avevamo lasciato in sospeso nello scorso episodio. So che è passato un po' di tempo appunto dall'ultimo episodio, ma purtroppo ci sono stati tanti problemi e registrare Infamous, per quanto in realtà mi venga abbastanza veloce e semplice, è abbastanza complesso, ecco, tra virgolette. Quindi niente, in pratica ci ho voluto un po' più di tempo di quanto non pensassi. Sì, io che ci faccio con sto neon però? Ah, devo salire, ok, saliamo. Perfetto, vediamo un po' come procede un po' questa quest. Ovviamente video, quindi mi ammutolisco. Oh, pessima mossa. Abbiamo ripreso il fuoco. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Cioè il fuoco, il fumo. Fantastico. Chiedo scuso. Chiedo scuso, scusa. Anche se io preferisco il nero. Perché il fumo, Delsin? Perché il fumo? Torrette automatiche. Ma così non vale. Torrette automatiche. Vabbè, ma noi siamo very big pro. Cazzo ce ne fotte la torretta automatica. Passiamo in mezzo ai colpi col fumo. Tipo facciamo stile, I don't know. Stile qualcosa. Ah, però effettivamente così rompono il cazzo. Salve, ok, fai giù. Oh, bravissimo. Il loro tallone d'Achille era il di dietro. Il di dietro. Dancing, no, you bitch. Via. Sali. Noi saliamo tranquilli, non ce ne fottiamo proprio delle torrette. Proprio zero assoluto. Okay. Zero posseduto. Sì, GG, fumo a me. Ok, salta su. Com'era qui? Oh, là. Facciamo così. Così, no, però, ma è perché devo creare sempre casino? Tra i giocattoli, eh? Posso andare avanti senza cagarmeli questi, secondo me sì. Ehi, secondo me sì, ok. Vai Dius, fighissimo, vediamo che succede. Vedo la webcam che scatta. Comunque sì, Gunnar con il cappellino. Gunnar, di cui devo ancora fare la review. Ah, sì. Sei quella che un paio di settimane fa mi ha accolto in flagrante e mi ha lasciato andare. Esatto. Sei cambiato da allora? Sì. Sì, è nuova. So che hai dei nuovi poteri. Hai ampliato il tuo arsenale. Non so dove tu l'abbia sentito, io. Sono solo un povero sparafumo. Vedremo. No, oh, ci ha acceso il neon. Già, per ora mi è servito a poco. Give me the neon, please. So much neon. Salve. Ok, bro, vi do il benvenuto al primo boss di Infamous Second Son. Puttana troia. Scappa. Questo ci fa un culo grande. Non ci voglio mai credere, sono andato a finire in acqua. Questo ci fa un culo, dicevo, grosso quanto una capanna. Una capanna che spanna. Vabbè, ci prendiamo sto neon, eh. Give me neon, please. Ok, ciao. Arrivederci. Molto gentile, molto onesta. Pare, diceva Sdantos. Dantos il Santos. No, quello è il Super Santos, il pallone. Vabbè, dettagli. No, bello bambino, no. Non ti credere, chissà chi. Perché non sei nessuno, te lo dice Randy. Oh, via, bitches. Oh. Ah, tu sei lì. Giusto, lo devo caricare questo del neon. Mi dimentico sempre. Perché mi dimentico sempre che va caricato sto cazzo di colpo? In bocca, bro. Mi sa che non l'ha preso. Non so perché, ma ho la vaga sensazione di non averlo proprio preso. Sono grossi e... No. Ok. Sì, abbiamo un problema. Però gli stiamo facendo danno, quindi va bene così. No, via. Corri, Delsin, corri tu. Che puoi. Magari ci avessi la corsa infinita già qui. Mio. Oh là. No, che meno male che si ricaricano sti cosi. Fermo. Ok, vai col. Sì, però lancialo. Perché. Ho capito che vuoi far figo. Tipo, I am Delsin, bitches. Tipo, vuoi far sparare il neon ovunque. Comunque, perché puoi solo tu. Io mi rendo conto.
Cioè, in realtà non puoi solo tu, però va bene lo stesso. A me sta bene anche che credi che puoi solo tu, non è un problema questo. Problema è se non spari dove dico io. No, corri che quello. Ah, era un proiettile quello che mi inseguiva, pensavo fosse il tipo. Fermo, 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 prendiamolo, prendiamolo. E tira, grande, grande, era grande, grande. Ok, ok, abbiamo tolto l'energia che si stava recuperando. Io direi che il neon fa i miracoli, proprio il neon fa i miracoli, raga. Boom, bitch, ecco, boom, bitch, e poi me lo prendo su per il... no, 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 no. Questo altro colpo, secondo me, ci fa un servizietto di quelli... Non so, avete presente quelli là brutti che non piacciono a nessuno? Ecco, quelli... Oh, 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 no, no, no. Oh, oh, è andato. Buona, è andato. È andato. Siamo stati piuttosto bravi. Ok, io prendo il neon. Non serve. Ok, forse ho un po' mentito sulla questione del neon, ma... Vorrei farci risparmiare un sacco di tempo. Devo solo... assorbire un po' del tuo potere, tutto qui. Mi stai chiedendo di regalarti il mio potere? Esatto. Beh, no, non tanto da inabissare un ponte, ma... abbastanza da togliere le bro, mi chiamano, mi devo un attimo interrompere. Dopodiché non mi rivedrai mai più. Io ho un'idea migliore. Non mi saresti d'aiuto là nella tua baracca? Perché non resti qui con me? No, preferisco la mia idea. Ok, guys, siamo tornati qua. Ci hanno praticamente imprigionato. Non so se avrò tagliato o meno. Ho cercato di mutarmi alla svelta, ma purtroppo quando succedono queste cose durante la cutscene, poi vabbè. Comunque, l'importante è che siamo riusciti a fare tutto e abbiamo battuto il boss. La cosa importante che interessa a noi è quello. Intanto il nostro bel joypad è sempre blu. Dove cazzo siamo? E vola. Sto volando. Sto perdendo pezzi. Vi giuro che in questo momento non mi ricordo assolutamente in che pezzo di gioco siamo. Eppure l'ho finito, eh. La memoria dell'arena sempre più birbantella. Sempre più birbantella. Ah, sì, ok. Siamo, ok. E io lo chiamo Chinatown, anche se non so se è Chinatown questa. Però, vedete, c'è un po' di giapponese, no, giapponese no, un po' di stile cinese, quindi... Quindi, yes! Chinatown. E giù! Guarda come scende! Allora, salve, mi fai... facciamo la selfie. Sì, ok. Facciamoci la selfie, bro. Dai, dai. Oh, no, no, aspetta, aspetta, aspetta. Vai, 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 vai. Oh, bro, bro, guarda, guarda, io sono qua. Sono qua. Sono qua. Mi hanno fatto una foto. Vieni, 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 sis, vieni, facciamo una selfie. Dai, no, non ti va? No? Mi sembra di no. Vabbè, ok. Io direi a questo punto di corrercene alla stragrande. Mi prendo un po' di neon perché non si sa mai, non si sa mai, bro. Ho notato che questi occhiali mi fanno tipo degli occhi giganti in webcam, che sembrano ancora più grandi di quanto non siano. Però è una figata. Ok, scusa bro, ti sono atterrato addosso, non volevo. Allora, la missione il fan è bloccata per rendere disponibile... Ah, dobbiamo andare al centro di UP qua vicino e scassare le antenne. O scassare le palle, dipende un po' dai punti di vista, però diciamo che più o meno l'effetto desiderato è lo stesso. Allora, andiamo più su, salve. Sono un conduit. E ho deciso oggi di fare questo. E mi chiamano di nuovo tra poco. Ok bro, scusate, ma questo è il dilemma di quando state fuori tutto il giorno per lavoro e poi rientrate a casa. Bitch. E quindi niente, purtroppo ci sono questi. No, 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 c'era, ho visto un triangolo. No, vieni, vieni bro, vieni, alzati. Corri, corri via, corri via, 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 via. Scappa, scappa, io scappo. Salve, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Oh no, perché qui ho fatto fuori quelle cose come solo io so fare e poi mi... Ah, bitch. Ok, mi serve l'antenna. Non è qua l'antenna, è più qua l'antenna. Dove cazzo è l'antenna? Vai! Oh, però là c'è un... Ah no, no, quella è solo un... Ah, no, wow, 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 che cazzo? Questa no, però, questa fa male, però. Tira giù. Ok.
Ok, no, 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 ah, mi avevano intrappolato. Ok, dietro la barca. Bitch, ci arrivate qui, lasciati un attimo. Allora, l'antenna è esattamente qui. Arrivederci, antenna, molto gentile. Io direi che a questo punto devo scassare. Io già stavo pensando del tipo, guarda, ho fatto fuori l'antenna, me ne posso andare, ma manco per il cazzo. Manco per il cazzo. Me ne posso andare dalla parte dove sparo con tranquillità? Sì, tipo qui. Ok, quindi mi metto qui. Ecco, tipo sulla... no, sul lato era meglio però, Tipo qui, faccio così, recupera un po', recupera lì, recupera qui, recupera così. Oh yeah, bitches. Allora, pure di qua, andiamo così, puff, puff, puff. Oh, corri, 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 corri. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Oh, arrivederci, molto gentile, molto, oh, molto gentile. Oh mio, tutto mio. Oh sì, oh no, no, no. Che cazzo volevi fare tu con quel pugnettino? Oh, no, quello l'ho sentito, quello l'ho sentito. Oh, via, Delsi, scappa, bitch. Ok. Oh, il camperaggio. Il camper e aggio. No, non so se avete presente il camper e aggio, no? No, 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 forse no. Ok, uno è andato, perfetto. Allora, ce n'è un altro che ho visto che mi sparava, che è questo qui. E poi ce n'è ancora sicuramente un altro. Mamma mia, pensavo di essere finito in acqua. Mamma mia, se pensavo di essere finito. Ho finito il neon, altro che finito in acqua. Corri, corri, bro, corri. Ci serve il neon. Vedo delle fumarole viola. Fumarole nel senso di fiamme. Sì, bro, per piacere. No, non ditemi perché. Ma questo non è neon, davvero? Ma scherziamo? Ma che what the fuck? Pia sto neon, dai. Go, I take big neon. Ok, quello mi spara la granata della moltiplicazione del Jesus cementifico. E io ovviamente scatto con il neon, perché neon è tipo l'essenza di questo gioco. Penso sia davvero il neon. C'ha degli effetti allucinanti. Mi piace un casino, porca troia. Oh, ah, ma senti, c'è anche la... dovrei fare fuori la telecamera, in effetti. Dove cazzo è la telecamera? Oh, hai rotto le balle tu e sto allarme. Oh, arrivederci. Allora, dicevamo... ah, sì, c'è un po' di gente che mi sta sparando. Non so se avete notato. Purtroppo la gente non capisce che se io gli sparo addosso è solamente per il loro bene. Cioè, loro fraintendono la cosa che io voglia tipo fargli del male. Ma non è così, sono buono. Bro, non dovete spararmi. Sparate alla tipa che vi dà lo stipendio tutti i mesi. Dai, su. No, porca. No, non dirmi che mi rifà ricominciare tutto da capo. No, non dirmi che... non mi fa ricominciare proprio un cazzo. Altro che... Di qua. Oh là. Ok. Io dovrei solamente mettermi comodo e spaccare sto coso. Vi giuro che se non ci riesco tipo ora... è un mondo piccolo. Dio, ho sparato 28 colpi di neon in mezzo alle gambe. Delsin, ma te vuoi fa una controllatina alla vista? No, no, perché questa non è colpa mia. Cioè, io stavo mirando giusto. Forse. Penso io stessi mirando giusto, ok? Ok. Corri via. No, corri ancora via. Per chi non lo sapesse, non avesse visto il vlog, eccetera, lo dico anche qua, penso che lo dirò in un po' di video finché non ci sarà. Comunque sarò presente al Napoli Comic Con la settimana prossima, tutti e quattro i giorni, quindi mi raccomando, se vedete il video, siete di Napoli e bla bla bla, volete incontrarmi, venite, fermatemi, ci facciamo due chiacchiere e una partitina anche a Call of Duties, perché mi hanno dato la possibilità di fare questa cosa. Oh, bravo che t'arrendi. Oh, vedi che finalmente c'è qualcuno che capisce una volta tanto. Allora, visto che il tipo si è arreso, penso non ci siano più problemi a fare this. Bitch. Oh, salve. Abbiamo battuto un boss in questa puntata. È stata bella corposa. Mi sta prendendo un crampo alla gamba.
Che dolore, aia. Ok bro, scusate, abbiamo sbloccato le varie ricompense qua nel quartiere, le missioni eccetera, ma vi giuro mi facevo male alla gamba, mi ha preso un crampo di quelli allucinanti. Basta, puntata di Infamous ce l'hanno tutti con me, prima il telefono, poi di nuovo il telefono, poi ci si mette anche il mio corpo, fa, ma perché devo farti registrare? Non volevo il fumo, bitch, volevo... Vabbè, volevo il frammento. C'erano. Oh, no, tu vieni su. Vieni su. In che senso? Ha finito. Ci rompere il cazzo. Grazie. Ah, andiamoci a prendere il neon. Il neon. La fiaccolata sta sempre di qua. Quindi io corro in questa direzione. Allora, dicevo, quindi siamo molto. Sono molto fomentato per il Comic Con. E sto invece per riprendere il discorso su Infamous. Mi piace un sacco sto gioco. Se avete una Play 4 e non avete sto gioco, non siete dei Play 4ari. Se può dire, secondo voi, non lo so. Allora, qua che abbiamo? Stasi potenziata. Serba stasi. No. Bolla estesa, no. Ricarica veloce. Questa sì, questa ci piace. Ok, questo ci piace un sacco. Abbiamo speso tutti i punti, però ce ne abbiamo ancora uno. Grande. Raggio al neon. Ci ha potenziato. Oh, assorbi neon. No, raggio al neon, perché così lo usiamo di più. Oh, perfetto. Adesso, in teoria, se io faccio così, guardate, questo si scarica, poi faccio così e poi si è già ricaricato. Oh, perfetto, questo ci aiuterà un sacco. Andiamo a iniziare la quest. Il fans. Hello fences, porca. Oh. Pronto? Sì. Sì, chi parla? Sono un grande fan. Un grande fan. Hello fan. Fan mi ricorda assolutamente Royal Eyes con Jump. So cosa hai intenzione di fare e voglio aiutarti. Ciao Jump. Corri. No. Abbiamo questo informatore anonimo, okay. Che è quanto interessante. Vuoi aiutarmi? Cerca uno dei conduit fuggiti che potrebbe nascondersi qui nel quartiere Lantern. Perché ci tieni così tanto a lui o a lei? Voglio solo stringergli o stringerle la mano. D'accordo. Ho sentito il DUP che diceva di portare tutti i conduit sospetti che avevano catturato in questa struttura di detenzione in centro. Il convoglio dovrebbe passare dal quartiere Lantern attraverso il cavalcavia I-90. Ok, per caso sai se una di queste persone ha veri poteri? Oh, sì, certamente. Assolutamente sì. Ah. Grazie. Scusa, come hai detto che ti chiami? Eugene. È un nome del cavolo, lo so. Ehi, mia madre ha preso il nome Delsin da un vecchio western. Era uno dei cowboy. In effetti Delsin non è un gran nome. Beh, Eugene pure. Fate concorrenza tra i conduit con nomi di merda. Eugene, Fetch, Delsin. Potevate essere più fortunati. Decisamonto. Ok, allora dobbiamo andare sul punto bianco, che è di qua. Dove sei, punto bianco? Oh yeah. Oh là, perfetto. Eugene, mi è venuta un'idea. Potremmo inclinare leggermente la strada, magari rimuovendo i sostegni sotto il cavalcavia. Non potresti direttamente farlo saltare? No, non posso rischiare di uccidere il conduit che sto cercando. Taglierò i supporti, così i camion faranno abbassare il cavalcavia, creando un blocco stradale immediato. Ok, è per questo che sono un tuo grande fan. Vorrei poter essere lì per assistere alla scena. Vieni allora, basta che non ti avvicini troppo. Sì, lo vedo il supporto del cavalcavia, bello da bambino. Oh, bravissimo! Bravissimissimo. Ok. Vai. Sai, ripensandoci, credo che resterò a casa. Ti avverto se trovo qualcos'altro sul convoglio. Ok. È tutto, è fatto. Eugene, quando arriva il convoglio? Credo stasera, ma non lo so con sicurezza. Sei ancora al cavalcavia? Sì, sono qui. Sto facendo amicizia coi locali. Non sembra esserci traffico in cima. Beh, è perché i DUP l'hanno... Sì, insomma, l'hanno chiuso al pubblico. Hai finito con i supporti? Sì, è tutto a posto. Ora vado di sopra per prepararmi ad affrontare i DUP. Ah, ma no, c'eravamo già su. Salve! Sì, dobbiamo slivellare ancora di un po' per poter arrivare a livello 4, che... non mi ricordo, quello prima di eroe, comunque, in maniera tale da prendere... guardate che gioca con l'iPhone, Delsin. Ciao, Delsin! Boh. Diavolo. C'è un po' di gente. Mi hanno scritto su Skype, proviamo. Tetto a controllo.
Hanno fatto una brutta fine. Che cazzi. Su chi è cazzi, GG. Non lo so. Stanno trasportando parecchi prigionieri, quindi dovresti cercare degli autobus. Wow, cos'è stato? Porca puttana, che botta. Non penso mi vedano in mezzo alla nebbia. Grande, meglio che non ti vedono, brodo fratello. Cioè, che cazzo fa? Te lamenti pure, bro. Ok, via. Sì, però così no, Così non ci siamo proprio. Oh, ok. Corri. Puff. Ok. Corri. No. Vai su. Perché non mi consegnate i prigionieri senza fare resistenza? Dai. No, ma dai, l'avevo preso così. Ne ho fatto da uno. Non so come ho fatto, ma ci sono riuscito. Aia. Questo. Ah, no, questo non è normale. Ok, questo è normale. Questo pure in teoria è normale. Se si facesse prendere. Te fai prendere. Oh. Cioè, già non ci vedo un cazzo perché ci sta tutto sto fumo. Allora, l'unica cosa, ecco, vi devo dire la verità. L'unica cosa di questo gioco che sacrifica un po', ecco, la parte sacrificata un po' di questo gioco, sono i poteri da vicino. Che cazzo li sa fare i poteri vicino? Poi spara come tipo Dragon Ball Commander. Tipo così. Vedete, cioè, che cazzo lui so fare io la spadina? Ma prima l'ho usata perché giusto perché mandava, perché stavo dicendo, ma non la uso, ma la spadina! Bitch, giù, ok. Riprendi un po'. No, manco per il cazzo riprendi la vita. Manco per il bitch. Tutto a capo. Ok, allora ce la possiamo fare. Facciamo così. Ullallero. No. Facciamo sta pazzia. Poi mi dite, Randy, ma che cazzo ti sei fumato? Cioè, avete pure ragione, secondo me. Cioè, chi vi dà torto? Guardate quello che si era bloccato, dai. Nello stesso muro che aveva fatto lui. Ogni tanto hanno queste perle di saggezza. Proprio l'IA di questo gioco, l'intelligenza artificiale. Però, dai, tutto sommato è davvero una buona IA. Non è proprio così. Ma lascio no. Ah, ma perché non la uso mai io che ho la bolla di stasi? Di sta minchia. Altro che stasi. Allora, io mi metterei un attimo qua. Oh, perfetto. Andrei di bolla di stasi e poi boom. No, niente. Bolla di stasi che fa fuori la gente, da quanto vedo. Allora, io ti lancio la bolla di stasi. Vai in stasi, bitch. Vai in stasi. Oh, esattamente così. Non so come ho fatto, ma ci sono riuscito. Ancora un po' di stasi for you. Manco per il piffero. Ok, tutto sto giallo con i Gunnar non è il massimo. No, più che altro davvero non vedo niente. Ma è proprio il livello, anzi, perché i Gunnar mi stanno anche aiutando. Volete sapere che c'è una figata. Ho finito il neon. Oh, no. Col cavolo che mi faccio sto pezzo col fumo. Datemi un neon. Oh, eccolo qua. Se ti arrampichi, è solo visto neon. Bravissimo. Vedi che tu sai fare le cose per bene, Delsin, quando vuoi. Ti devi applicare di più, come dicono a scuola. Suo figlio potrebbe fare di più, bitch. La frase preferita delle maestre barra professoresse. Non so se vi è mai capitato. Io penso di sì, perché una prof che non dice sta frase praticamente non è una prof. E vi parlo da figlio di insegnante. Quindi io lo so. Lo so per dato di fatto. Suo figlio potrebbe dare di più. È andato bene, ma... Quel cazzo di ma... Olla! Perfetto. No. Olla. Buona. No. Non l'avevo preso? Evidentemente no. Ora sì. Bitch. Ok, una gamba, l'altra gamba. Perfetto. Ditemi che le ho presi tutti. Sì, li ho presi tutti. Mi controlli per piacere sto dove? What? Ah no, ce n'è uno qui. Dove sei? Fermo lì. Che ti sparo un colpo su per il coso. Per No, bitch. Dove sei? Che balle. Perché si teletrasporta? Hai il potere del cemento. No. Ma fatti un'armatura. Fatti che cazzo ne so. Fatti quello che vuoi, ma non teletrasportarti. Sei una rottura di
coglione impressionante. Dove cazzo è? Dietro. Dietro dove, bro? No, dietro no, quello so io. Dove cazzo? No, bro, non lo vedo, vi giuro. Non lo vedo più. Vabbè, io me ne vado tranquillo al mio punto di coso, che non posso fare perché il tipo non... Dove cazzo si è andato a inficcare questo? Oh, signore, signore. Dov'è? Sotto? Fatemi vedere. È sotto? No, non è qua sotto. O forse sì. Salve. Qualcuno? No, qua non c'è nessuno. Dov'è che sei? Tipo col cemento, please. Salve. No. No, sconfiggi le milizie di UP. Sì, voglio anche farlo. Quella non mi serve. Cioè, sta proprio in culandia. Qua, cioè, vedete, c'è il tipo sul coso. Qua. È dentro. Ma si è buggato? Ti faccio saltare in aria dentro, con tutto il coso ti faccio saltare in aria. Dai, dai, su, su, bradobino, su. Non rompere i coglioni, non rompere i coglioni. Ok, su, su. Ok, giù. Vai, Randy. Oh, ispeziona l'autobus, ispeziona. Delsin, che cazzo hai visto? Delsin. Porca troia! Un elicottero. Ci è caduto addosso un elicottero. Sono gli stessi segni, se vi ricordate, che abbiamo visto all'inizio. Sono passati da un pezzo. Sai dove andavano? No. Ci sono trasmissioni radio in tutta la zona, ma non capisco dove siano diretti. Aspetta. Sei sulla frequenza radio del DUP. Ma come hai fatto? Grazie a un'app per cellulari di mia invenzione. Ti ho mandato il link. Ok, ricevuto, ma come funziona? È un rilevatore di segnali. Permette di ascoltare le comunicazioni del DUP, ma la cosa più interessante è che si usa anche per localizzare la direzione da cui proviene il segnale. Vero? Muoio proprio dalla voglia di provare. Eugene, piccolo nerd, non sei altro. Allora, bro, noi ci fermiamo qui in questo momento perché penso che abbiamo già fatto un bel po' un boss, abbiamo iniziato una nuova zona e quant'altro. Noi ci vediamo nel prossimo video qui su Infamous o su Minecraft o su qualsiasi altra cosa. Mi raccomando, passate qua sotto alla pagina Facebook e lasciate un mi piace anche lì, lasciate un mi piace anche qua nel video e un commentino. Noi ci vediamo al prossimo video. Enjoy e crea con voi. Bye bye.